Buongiorno a tutti. Volevo dire solo due parole veloci sullo Ius Soli. Ne ho già parlato, la mia opinione l'ho già detta, però adesso vorrei parlare dell'opinione del Movimento 5 Stelle. Io ho sentito dichiarazioni del Movimento 5 Stelle che non mi hanno lasciato un'idea molto chiara. Una cosa non mi è chiara: il Movimento 5 Stelle rispetto allo Ius Soli come si colloca? Noi siamo perché il tema venga affrontato a livello europeo, perché è già aperto il tema della cittadinanza europea a livello di Europa, per cui non capiamo perché dobbiamo avere 28 stati che legiferano sulla cittadinanza in modo diverso. Secondo noi il diritto di cittadinanza, quando acquisisce la cittadinanza italiana, acquisisce anche la cittadinanza europea, per cui il tema della cittadinanza si deve affrontare il tema della cittadinanza a livello europeo e non a livello nazionale. Noi abbiamo votato contrario al provvedimento sullo Ius Soli perché secondo noi non era il modo di affrontare il problema. Però diciamo andrebbe affrontato in Unione Europea e quindi andrebbe comunque pensato un intervento pensato un intervento di questo che cambi la cittadinanza italiana così come attualmente viene concepita, cioè quindi tempi più brevi, cioè giusto per essere poi chiari su questo, tempi più brevi per ottenerla. Ma ci deve essere una concertazione a livello europeo su questo, per cui bisogna vedere appunto siccome poi vari stati. Esatto. Allora, Ius Soli. La risposta, per quanto riguarda Ius Soli, non fa parte del programma del Movimento 5 Stelle, per noi prima vengono delle altre cose. Però queste persone sono qua, che ne facciamo? Prima, in questo momento, ci dobbiamo occupare di qualche diritto economico e sociale, non perché i diritti civili non siano importanti, però, infatti, per esempio, il mio collega Mantero è stato il primo firmatario della legge sul biotestamento. Ma un paese funziona quando i diritti civili e politici sono interconnessi ai diritti economici e sociali. Non è una priorità, mi sta dicendo. No, non fa parte del programma del 5 Stelle, prima vengono delle altre cose. Ecco, da un lato si dice che non è la priorità, e va bene, ci stiamo, ci sto anch'io. Dall'altro lato si dice che è una questione che va discussa a livello europeo, e su questo, scusate, io non sono per niente d'accordo, perché la questione di chi debba avere la cittadinanza italiana deve essere una questione esclusivamente nostra, che decidiamo noi internamente, e poi l'Europa farà le sue considerazioni, ma non dobbiamo assolutamente dipendere da quello che pensano gli altri su chi deve avere la cittadinanza italiana. Mi sembra davvero assurdo. Questa era chiaramente una scusa per affossare la proposta di legge del Partito Democratico. Ecco, questa è una cosa che non mi piace, perché io, per carità, sono contrario allo Ius Soli, quindi sono contento che il Movimento 5 Stelle avesse votato contrario, però è chiaro che in quella situazione lo ha votato contrario solo per fare un dispetto al Partito Democratico, o forse perché hanno capito che agli italiani questa legge non piace. Però inizialmente mi pareva che il Movimento 5 Stelle sostenesse questa idea. Potrei dire altre due parole sul fatto, elaborare un po' sul fatto perché forse negli Stati Uniti c'è, da noi no, perché c'è una bella differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti. L'Italia è un paese di passaggio per i migranti, molti immigrati che approdano sulle coste del nostro paese in realtà hanno l'obiettivo di raggiungere altri paesi, la Germania o altri paesi del nord Europa, o la Francia magari. Chi arriva in America non ci arriva lì di passaggio, negli Stati Uniti intendo, hanno un'immigrazione che è molto, come dire, mirata. I messicani che attraversano il confine lo fanno perché vogliono vivere negli Stati Uniti, la stragrande maggioranza, non so, magari c'è qualcuno che vuole andare in Canada, ma o i cubani, eccetera. È difficile che uno scappi da una guerra e finisca negli Stati Uniti. Uno non si mette ad attraversare l'oceano, si va su un paese più vicino. E quindi, sapendo che tutti gli immigrati che vengono lì hanno comunque il desiderio di stabilirsi a vivere lì, allora lo Ius Soli per loro può avere un senso.
può avere un senso, perché comunque queste sono persone che viveranno lì. Per l'Italia secondo me non ha assolutamente senso, perché molti di quelli che arrivano da noi non hanno intenzione di continuare a vivere qui, quindi dargli la cittadinanza comunque un qualsiasi vantaggio per il fatto che un figlio è nato lì, ecco, secondo me non ha nessun senso. Questo è tutto, vi saluto, ciao ciao.